Sono Marta Viola, sono nata in Abruzzo, ho vissuto gli ultimi 13 anni nel nord Italia, ma adesso sono tornata alla base. Sono una fotografa, ho approcciato la fotografia durante gli anni universitari mentre mi laureavo in psicologia e poi ho iniziato a dedicarmi alla documentazione del territorio principalmente. Il mio tipo di fotografia è inerente a questo. Questa Marina di Grosseto è la mia prima residenza d'artista, infatti sono un po' emozionata perché è la prima volta che mi trovo in una situazione del genere come fotografa e quindi trovo molto affascinante il rapporto che si sta creando con l'ambiente, con gli altri e sono molto curiosa di vedere che cosa viene fuori da me e anche dagli altri alla fine di questa esperienza. Allora, io sono molto legata al territorio naturale vicino al mare perché vengo da lì, però sul versante adriatico e quindi mi sento un po' a casa, anche se sto notando molte differenze che sicuramente avranno un'incidenza importante sul lavoro che sto iniziando a fare, che farò in questi giorni. Sicuramente c'è un'atmosfera di quiete che riporta un po' tutte le cose a un ordine, a una pace, a un fermarsi. Ecco, questa è la sensazione principale che sto sperimentando adesso, quella del fermarsi e osservare. Allora, ero partita con l'idea di fare esclusivamente fotografie, in realtà quello che vedo mi sta portando a inserire anche dei piccoli frame di video, sto facendo un po' di riprese, adesso vedremo nel montaggio che cosa, come si incastreranno fra di loro questi elementi. Diciamo che ho iniziato oggi, quindi sto ragionando sul concetto della natura che esiste, che permette quindi a noi di esistere, quindi al fatto che siamo un po' ospiti in certi ambienti, per riportare anche un po' l'attenzione a tutto ciò che riguarda il prendere cura di uno spazio che appunto ci permette di godercelo anche poi, per restare in termini più superficiali, però insomma garantisce un equilibrio importante.